Ciao e bentrovati su Project Invictus. In questo video vediamo le propedeutiche per arrivare alla vostra prima trazione. Il primo esercizio che vediamo sono i ropes. Essi possono essere eseguiti sia agli anelli che alla sbarra. L'importante è che il supporto sia all'altezza dell'ombelico. Un fattore fondamentale in questo esercizio è l'inclinazione del nostro corpo. Oltre ad essere teso, esso più sarà tendente ad essere orizzontale, più l'esercizio sarà difficile. Una volta diventati bravi nei rows, lo step successivo sarà quello di aggiungere un supporto sotto i nostri piedi, in modo tale da rendere l'esercizio più difficile. Più sarà alto il supporto, più l'esercizio sarà difficile. L'obiettivo è arrivare a fare i rows con un supporto alto quanto gli anelli. Una volta diventati bravi nei rows coi piedi sul rialzo, potremo eseguire tre esercizi. Il primo esercizio sono i chin-hang, ovvero le sospensioni con il mento sopra la sbarra a braccia flesse. Il secondo esercizio sono le negative di trazioni, ovvero da una posizione di chin-hang, distendere lentamente e controllatamente le braccia fino a una posizione a braccia tese. Nelle trazioni ad L assistite, l'importante è che il supporto, anelli o sbarra, sia all'incirca all'altezza del nostro petto alto. Le mezze trazioni sono un ottimo esercizio per mettere forza nei distretti in cui la forza manca. Affronteremo quindi le mezze trazioni dall'alto e le mezze trazioni dal basso. Nessuna delle due è più difficile dell'altra, dipende dove siamo più deboli. Una volta diventati bravi anche con le mezze trazioni, saremo in grado di eseguire una trazione vera e propria.